La Casa delle Tecnologie Emergenti si appresta a diventare una realtà. Svilupperà attività di ricerca, Open Innovation, su due diverse linee di intervento, quella della città e servizi, intelligenti per il cittadino e le imprese, e quella salute, agonismo, sporttech e wellness del cittadino. Di questa grande opportunità, che non è soltanto un'opportunità per la città di Campobasso, ma per la regione Molise intera, miriamo a creare quindi delle condizioni sicuramente di miglioramento della qualità della vita per i cittadini, ma soprattutto per coloro che dovranno sviluppare e creare lavoro. Questo è il principale obiettivo: trasferimento di competenze, crescita delle imprese locali esistenti, crescita e creazione di nuove imprese, quindi start-up innovative. Questo è quello che vuole fare la Casa delle Tecnologie. La Casa delle Tecnologie sorgerà presso la Cittadella dell'Economia in Contrada Selvapiana. È un luogo che conoscono in tanti, soprattutto perché è stato per più di un anno il centro vaccinale di riferimento della città, e adesso insomma è un progetto che partirà anche a breve, quindi non ci sono tempi molto lunghi, in quanto i lavori di adeguamento potranno partire non appena approviamo il bilancio e poi procederemo con l'inizio delle attività. Il Comune non è solo in questo progetto. Noi abbiamo partner importanti, abbiamo realtà locali che sono realtà nazionali, c'è la Molisana, c'è il Molino Caputo, ci sono centri sanitari, c'è sia Neuromed che il Gemelli, c'è poi grandi realtà della robotica come Comau, che è partner di Stellantis, una società del gruppo Stellantis, c'è, come vi dicevo, Tiscali, c'è Meditech, che è un centro di competenze che raggruppa 8 università del centro-sud, oltre a grandi gruppi di imprese multinazionali. Quindi ci sono tutte le condizioni per creare nella Cittadella dell'Economia, che diventerà appunto la Casa delle Tecnologie Emergenti del Molise, quelle condizioni per poter creare lavoro e crescita. Tiscali, il partner tecnologico di riferimento. In particolare noi creeremo tutto il substrato tecnologico, quindi la connettività 5G e l'ambiente cloud, che poi permette di sviluppare tutta una serie di applicazioni di verticali. In particolare lavoreremo a quelle sul turismo, sul wellness, che poi devono diventare un qualcosa che aiuta lo sviluppo delle start-up e la creazione di nuove iniziative in ambito tecnologico.